Benvenuti, io sono il vostro eroe preferito Dolimberti e oggi proveremo Hero Emblems 2. Un gioco che crea veramente dipendenza, quasi ai livelli di Backpack Heroes e Backpack Battles, ma questo è un po' diverso. Quindi, bando alle ciance e iniziamo subito col gameplay. New game, io ho già iniziato un po' per vedere il tipo di gioco e non riuscivo più a smettere, quindi ho deciso di portarlo sul canale per farvelo conoscere anche a voi. Pedro, Zack siamo noi. Pedro, ricordi quando le forze del caos e dell'oscurità erano oltre la nostra comprensione? Devi avere fede in te stesso e nei tuoi amici, abbraccia la speranza. Un giorno diventerai l'Emblem Hero, penso sia il titolo maggiore di eroe, col potere di cacciare l'oscurità e diffondere la luce. Giovane Zack, veramente mio signore, posso diventare Sid? Zack, ok. Noi, ecco, questo qui con la pettinatura maranza è Zack. E questo a volpina figosissima è Sid. Zack! Oh, Sid. Basta sognare ad occhi aperti. Abbiamo una missione, ricordi? Noi dobbiamo... abbiamo fatto aspettare Odelia e Lucien abbastanza. Sbrigati. Vai, muoviamoci con WASD. Ok, questa è Odelia e questo è l'altro. Oh, finalmente ti sei fatto vivo, inutile essere. Sembra che verrà piove, in realtà sta già piovendo, ma veramente dobbiamo consegnare la merce oggi sulle montagne? Io odio la pioggia. Sid, la volpina. Non ci rimangono molti soldi. E forse se riusciamo a concludere la missione velocemente potremmo comprarci un po' di zuppa calda per cena. Che ne dite? Va bene, ma perché devo venire anch'io con voi? Non potete semplicemente andare voi con Lucien, cioè questo che è una faina, e io posso tornarmene a dormire? Questo c'ha voglia proprio di fare una mazza proprio. Meno male che Odelia si incacchia e dice devi smetterla di contare sulla faina per ogni cosa e anche per una semplice consegna. Comunque il posto non è sicuro e bisogna andare tutti assieme nei boschi. Va bene, che rottura di palle. Questo è Zack. Allora, so che sei un guerriero ragionevole, quindi cosa vuoi fare? Allora facciamo il tutorial, così vi faccio vedere la parte veramente addittiva di questo gioco. Ma facciamola alla svelta, non ho tempo di aspettare tutto il giorno. Ok. I combattimenti si fanno con la modalità quella molto simile a Candy Crush e ad altri giochi famosi per gli abbinamenti. Allora, la spada corrisponde a lui, lo scudo corrisponde alla faina, questo la goccia al maghetto e i cuori a Odelia che fa anche la cura. Quando i personaggi subiscono un danno, l'abbinamento dei cuori in automatico dà la cura. Allora facciamo la spada, attacchiamo con quello con la pettinatura improponibile. Ovviamente più facciamo combinazioni lunghe, più i colpi sono potenti. Infatti vedete, con 4 abbiamo la fireball. Ok. Sakato! Ok, adesso la nostra faina è stata colpita, quindi la nostra maghetta col tris lo curerà invece di attaccare. La stessa cosa fa la faina.
quando si è in deficit di HP, lui cura e non attacca. Ok, usiamo il maghetto. Fuck, fuck, la faina, via. Allora, vediamo se ci può fare una combinazione. Diciamo, se vi piacciono i giochi alla Puzzle Quest, questo vi farà impazzire. Io l'ho trovato fenomenale. Allora, vai. ...33, sì, ok. Facciamo un attacco col nostro personaggio con la pettinatura inguardabile. Si può fare qualche combinazione? No, eh. Ok, questo non si può andare in dialogo. Ok, possiamo fare 4 scudi e 3 fuoricidi. La spada ci dà un attacco più potente perché è illuminata. Vai. Allora, facciamo un attacco potente. Vai. E adesso scudiamo con i cuori. Si può fare qualcosa che non sia solo di 3? Oh sì, 4 con gli scudi. Perfetto, 4 con i cuori. Goccia. Ok, bisogna fare un grande emblema. È una combo praticamente. Questo lo usiamo così. Ok. Questo 4. Sakato, sakato. Allora, mettiamone 5 per fare il super attacco e creare una gemma particolare. Ok, se io questa gemma la metto su una, un qualunque simbolo, abbiamo la super abilità. Ovviamente è potentissima e si fa solo con 5 gemme in fila e non è facile ottenerle. Ok, abbiamo i due vecchietti, Petunio e Gisella. Grazie per le consegne. Spero che non vi abbiano causato troppi problemi. Sid, il serio del gruppo. No, no. Non molto. Noi, grazie a lui, abbiamo alcune monete di viaggiatore. In che senso? Ho sentito dire da mio figlio che voi siete dei bounty hunter. In questo caso, cosa vi... perché avete, vi siete messi a fare consegne, a queste consegne? Finché Sua Maestà ha dato ordine di chiudere il castello di Kenstein, il numero dei visitatori al nostro villaggio è sceso notevolmente e questo ha significato meno commissioni, per cui per ora noi facciamo anche questo e abbiamo pianificato di gironzolare un po' in giro. Io suppongo che Sua Maestà abbia avuto un po' di problemi. Per favore, servite al meglio la nostra contea. Zack, assolutamente no. Oh. I problemi sono l'ultima cosa in cui vogliamo imbatterci. Con la signora della saggezza, regina Vanessa al suo lato, che altro aiuto ha bisogno il re? Ok, il nostro Zack non c'ha voglia, giustamente, di proteggere il re. E non vuole assolutamente problemi e combattimenti. Il vecchio signore, per favore, dimenticate, non date retta alle parole di questo vecchio.
Avanti, cara, andiamo, torniamo a casa, che il Signore benedica il nostro regno. Sid, mi raccomando, state attenti, vi verremo a trovare al ritorno. Odelia, dai, torniamo presto alla locanda o al villaggio, prima che ci infradiciamo tutti. Ok, qui abbiamo il nostro risultato, highest combo 5, battle... Ok, ho preso B. Ok, perfetto. Adesso, come vedete, questo è il nostro pupazzetto. E muovendoci con i tasti A e D, muoviamo il nostro pupazzetto. Con... Ok, ci sono gli incontri casuali, come i vecchi RPG, JRPG. Ok, c'è un elfo. Sporco rogue, cos'è, assassino. Non c'è bisogno di lottare, non c'è ragione di lottare, elfo. Stupido assassino, wow, non ho visto mai un elfo prima d'ora. Bene, bene, non andrei da nessuna parte. Odelia, guardie, catturate questi due. Minchia, che scemo. Guardie, no, non potete arrestarmi, non ho fatto niente. Oh mio Dio, ci ha preso per le natiche. Madonna, che genio che sono. Ok, oh, buoni signori. Questo è Zack. La signorina elfa sembra non interessata a voi. Vi consiglio di lasciar perdere. Ehi, togliti dalle palle, noi la prenderemo. Sembrano più forti di quello che sembrano, ma sfortunatamente per voi vi siete imbattuti nelle persone sbagliate. Ok, vogliono la guerra e la guerra avranno. Ok, press Q. Ok, col Q vediamo le abilità che si ottengono mettendo insieme le combinazioni di 4-5 gemme. E più la special, perché quando facciamo 5 gemme avete visto che abbiamo una gemma speciale che messa su ognuno di questi simboli attiverà l'attività speciale del personaggio. Quindi se sulla spada avremo lo Scorching Slash, sullo scudo avremo una protezione, sulla goccia avremo il Thunderbolt, il lampo, e sul cuore una altissima cura. Perfetto. Quindi, cosa facciamo? Vediamo se possiamo fare qualche combinazione. 4, dai. Più il cuore, perfetto. 4 più il cuore. Abbiamo la goccia illuminata, facciamo 3. C'è qualcosa da... c'è il cuore, vai. Visto che nessuno è ferito, lei attacca. In caso di ferita, lei farebbe prima la cura. Perfetto. Ma che mazzulate che gli diamo. Sciacato! Cura! Papà! Via! Ok, abbiamo altri rogue. Quindi... 4. Q4. Peccato che non si può fare in diagonale. Ok, la goccia, il cuore. Non ha un grande attacco la nostra maghetta, bisogna usarla solo in caso di cura. Come attacco è un po' penoso. Ok, abbiamo fatto la fireball, perché come avete visto abbiamo fatto una L, abbiamo fatto 3 e 3. Strano che se n'è andata. Strano vedere un elfo da queste parti. Odelia, sembrava fosse di fretta, probabilmente doveva fare qualche commissione. Va bene, questi sono abbastanza problemi per me. Torniamocene nell'hotel a riposare. Allora, vediamo quanto... dimmi che ho preso A.
Ok, ha aumentato la vita, la difesa, la magia e la potenza dei nostri attacchi. Perfetto. Pum, 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 pum. Option, zoom camera, reset camera, menu. Ok, dicevamo, con S e D con W ed S andiamo su e giù, e A e D ci spostiamo. Allora, ok, se si sta troppo sulla mappa, parte il combattimento. E questo può essere interessante, come nei vecchi giochi di ruolo come Final Fantasy, per farmare livelli. Per cui gironzolare fino a triggerare degli incontri casuali. Ok. Comunque, come vedete, abbiamo preso il livello e siamo diventati anche più forti. Allora, riusciamo a fare qualcosa di bello? Ok, lei fa il 15 adesso. Prima faceva 10. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa di... c'è questa gemmazza qua, ma va bene, la portiamo giù. Niente, abbiamo preso A questa volta. S, il punteggio migliore. Fico. Ok, andiamo alla locanda dell'allegra mutanda. Donny Town. Negozio degli oggetti, negozio delle armi. Cosa possiamo comprare? Quanto abbiamo? 145, non possiamo comprare niente. Ah, negozio degli oggetti, negozio delle armature. Vediamo l'equipaggiamento. Abbiamo il vestito del viaggiatore. Possiamo comprare qualcosa? No. Ah, beh, abbiamo lo scudo della tristezza. Più 8 e più 2. Aspettiamo ancora un attimo a spendere i soldi. Andiamo alla taverna, vediamo un po' cosa ci accade. Che bellini che sono i personaggi. Il proprietario della taverna. Oh, siete tornati. Come mai così tardi oggi? Ho una missione urgente per voi. Scusa, ci siamo imbattuti in alcuni tempistelli lungo la via. Gli abbiamo dovuto insegnare come si sta al mondo. Bene, buono a sapersi. Sin da quando Sua Maestà ha chiuso, va bene, il castello, la pace è andata via e sono aumentati il numero di ladri, e sempre più mercanti hanno detto che sono stati attaccati dai goblin. Beh, col castello chiuso è difficile migliorare la legge e l'ordine in quest'area. Allora, alcuni mercanti che stavano attraversando la regione con dei bambini hanno segnalato l'attacco di goblin. Fortunatamente sono riusciti a sfuggire. Comunque queste cose non dovrebbero accadere per la sicurezza della città. Vi chiedo di eliminare questa banda di pericolosi goblin. Sid, consideralo fatto. Ah, non parla la faina? Odelia, sei preoccupato per quanto riguarda la sicurezza dei bambini? Così vuoi prenderti cura, vuoi sistemare quei goblin? Capisco, capisco. Per favore, aspetta fuori. Zack, basta bere per oggi. Minchia, cioè questo non c'ha voglia di fare niente. Dorme tutto il giorno e beve. Che sto a sangue italiano. Va bene, avanti, mettiti assieme. Cosa? Siamo appena arrivati e ora dobbiamo subito uscire. Io ho bisogno di riposare un po'. Abbiamo del lavoro da fare, pezzente. È una questione di vita o morta. Di vita o di morte, scusate. Lucien è già alla porta. Sbrigati o ti prendo a calci nei gioielli di famiglia. Va bene, insofferente maghetta. Ok, comunque ecco qui il pagamento per la consegna sulla montagna. 600 monete!
bello! Ah, possiamo comprare delle armi? Infatti, come ci ha suggerito il... Allora, compriamo subito delle armi, perché... Vai! Allora... Vabbè, dai, compriamo questa all'eroe. Tac, vai. 425, 260 e... o 280. Allora, posso potenziare la maghetta che mi dà un più 10 all'attacco, più 25 alle cure, questo solo più 18 all'attacco. Io direi questo. Lo equipaggiamo. Vai. Così ci fa anche più cure. Quindi usciamo e andiamo a cercare sti cacchio di goblin. Sono segnati sulla mappa? Ah sì, eccoli. Magari facciamoci qualche altro combattimento. È troppo bello questo gioco. Veramente. Ok, questi non sono i goblin che cercavamo. Ma... Allora, vediamo che cosa possiamo fare come combinazione. Vai. Sakato! 37 il nostro amico. Allora, possiamo fare che abbinamento? 4 qua. Scusate l'allergia. Allora, attacchiamo col nostro eroe inutile, perché non c'ho voglia di far nulla. E la Madonna, che mazzata! Magia. Perfetto, grazie. Fireball, perfetto, abbiamo fatto la combo da 4. Combo da 4. Vai. Fireball, perché era illuminato, quindi è più potente. Combo da 4 di cuore. Perfetto. È ancora vivo l'inutile goblin. Vai, combo da 4. Ok, ragazzi, via, goccia. Riusciamo a fare una cosa. Fireball. Via. Cura. Attacco con la spada luminosa, Flame Slash. Perfetto, quando c'è questo illuminato bisogna sempre usarlo, perché ci potenzia da matti l'attacco. Quattro. Vai. Sì. B. Grado B. Ci ho impiegato troppo e non ho fatto tanti danni. Andiamo qua. Cosa cacchio è successo? Ci ho sentito spazio per entrare. Mi sono tornati indietro i pupazzetti. Adesso rivediamo. Wow. Una combinazione un po' decente questa, che facciamo doppio attacco. Perfetto. S. Che avevo fatto, no, scusate. Allora, con
cosa iniziamo? Vediamo. Ma il nostro eroe. Pam! Facciamo una piccola cura e un attacco. 4. Ok, si è attivato cane leale, per cui prende lui il colpo. Quando appare la Sita Loyal Dog. Ok, abbiamo la spadina illuminata, ma non abbiamo combinazioni. Porco Bau. Oh, quello è nuovo, quella specie di pigna. Che cacchio è? Ah, infatti era di legno, questi qui sono soggetti facili al fuoco, quindi teniamo l'abilità della spada per dopo, se possiamo. Facciamo prima fuori il blob e poi usiamo... Ok, adesso possiamo usare lo spadone. Ok, o anche lui. Possiamo usare lo spadone? Sì, attacco di fuoco, via, debole, via. Possiamo fare un altro attacco di fuoco, perfetto, via. Press M. Ah ok, qui è diventato un roguelike. Andiamo avanti. Allora, questi non ho visto a cosa sono deboli, non penso a niente, non mi è parso di vedere debolezze. Quattro è il cuore. Ok, dobbiamo tenere, se troviamo, se ci capita la spada illuminata, per far fuori la noce lì, che è debole al fuoco. Quindi, però non vedo spade illuminate. Mega combinazione di cuori. Ok, adesso possiamo bruciarlo con o la spada o la goccia illuminata. C'è una spada o una goccia illuminata? No, abbiamo il cuore e lo scudo. Vediamo, c'è qualcosa di illuminato? No. A parte il cuore, va bene. Stavolta non ci è andata bene. Peccato. Se no lo facevamo fuori subito col fuoco. C'è un forziere, figo. Cosa vorrà dire? Ok, una chiave apparsa sulla mappa. Muovi il cursore e premi il bottone destro per vedere le istruzioni. Ok, bisogna farla cadere al bordo dello scenario. Ok. Per cui facendo così, ok. Abbastanza alla puzzle quest. Non è facile. Ok, la spada non c'è. Porco Bau, non è facile. Ok, abbiamo la spada adesso. E abbiamo il cuore, perfetto. L'ho fatta. No, non ce l'abbiamo fatta. Oh sì.
quindi devo andare sempre dritto. Allora, unisci gli emblemi vicino e attiva due attacchi normali o un attacco potente, oppure l'ultra skill per aprirla. Ok. Devo usare... Ok, questi qui sono vicini. Questo è vicino. 4. Questo è vicino. Ultra skill. Vai. Super heal. Perfetto. L'elfa, quella che era stata inseguita. Odelia, tu sei la ragazza elfa che abbiamo visto prima, giusto? Stai dietro di noi, ti proteggeremo. E questo che cos'è? Oh mio Dio, un troll. Che panza. Penso che sarà una dura battaglia, lo penso anch'io. Quindi non usiamo subito la magia di cura, teniamola lì, facciamo altri attacchi. Allora, un debuff è apparso sulla mappa. Muovi il cursore e premi destro. Ok, questo è... Veleno. Effetto, riduce di 3 HP ogni round. Per cui riduce la faina. Esatto, infatti vedete qua che avvelenato. Bisogna, ok, eliminarlo accoppiando gli emblemi oppure usando una skill. Ok, facciamo così. Ah, adesso si è messo qua. Ok. Adesso così lo eliminiamo. Perfetto. Non era facile. Però questo ci impedisce di fare altre mosse. È debole al fuoco. Perfetto, buono a sapersi. Quindi dobbiamo ottenere questo attacco. E quello della goccia. Quindi. Alla madonna che... data paunzerata. Quattro. No, dov'è il debuff? Oddio, su questo. Thunderbolt. Devo curare la faina. Si chiama debuff. Se abbiamo niente di illuminato, no, cosa facciamo? Cuore, vai. Curiamoci. Vai, cuore, curiamoci. Sukuto, sakata, yata. Mio Dio, è ancora vivo l'infame. Madonna, che legnata. Lui perde tra ogni round. Dov'è il debuff? Qua. E qua non è che posso fare molto. Ok, così. Così.
cuore. No! Allora, quando raggiunge lo stato di 0 HP, è in stato di down. Bisogna aspettare che raggiunga lo 0 prima di rimetterlo in battaglia. Quindi tutte le sue card sono bloccate. Cioè tutti i suoi simboli. Minchia, questo comincia ad essere difficile come cosa. Abbiamo 6 di countdown. Ok, quindi ci limita da matti la cosa. Bello, bello sto gioco. Quinto turno. Vai. No, hanno... Curiamolo. Tanto il debuff di 3. 4. Ok, ok, dobbiamo... Ok, togliamogli 1, così prendo solo 3. Oh mio Dio, è conciatissimo, conciatissimo. Dobbiamo curarlo, curarlo. Tac. Vai, vai. Vai, L. Perfetto, grande magia, attacco. Sì, ma quand'è che muore sto trollo lol? Minchia, sta boss fight non finisce più. Non so che strategia fare così, va. Vai, ci togliamo il veleno. Il micio c'ha ancora il veleno, ma non... Tre, possiamo togliere il veleno, no? Mio Dio, la barra è qua su, non ne la riusciamo più a togliere. Ok. Oh, perfetto, aspetta, che abilità avevano lui? Scorching Slash, protezione, Thunderbolt, High Heal. No, Scorching Slash. Esatto. Vai, S. Perfetto. Possiamo fare un altro Scorching Slash? No, però avviciniamoci, dai. Tac, 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 tac. Bisogna di fare uno Scorching Slash. Questo fa lo scudo. Se io lo metto lì lo scudo. Se qua fa il Thunderbolt. Ma cura. Va bene, senti, facciamo il Thunderbolt. Sempre meglio di niente. Poi puliamo lo scudo. Questo è ancora malato, ma non c'ho abbinamenti. Possiamo evitare la cura. Facciamo 4. Pam! Pam! Bam! Cura! Heal! Thank you.
doppio attacco. Ok, siamo messi abbastanza bene, possiamo curare il nostro no. Ok, c'ho pronta la spadina per uno per una spada di fuoco. Ah no, l'urlo del troll ce l'ha tolta. Dai, è quasi morto, manca poco. Oh, avessi una goccia qui. Porca miseria. Vediamo se riesco. No. Va bene. B o A? B. Ti ho impiegato troppo. Dolores si chiama, grazie mille. Pum, è svenuta. Stai bene? Non penso. Allora, Zack e i suoi compagni portano l'elfa alla taverna. Zack, hai trovato un dottore? Il dottore sta arrivando, era fuori città per altri affari. Mi ha detto che sarebbe tornato. Come sta l'elfa? Non è in pericolo di vita per il momento, almeno. Ma se la febbre persiste, la cosa si fa grave, ha bisogno di immediate cure. Ci servirebbero delle erbe, il Crimson Tail, la coda cremisi. Barista, io so dove potete trovarle. Nelle profondità delle caverne rocciose che si trovano a est della città. A est della città tra le caverne rocciose. Collezionare erbe sembra qualcosa che posso, un compito che posso lasciar fare alla faina. Basta essere così amorfo. Gli urla: avanti, mettiti in piedi, andiamo. Lucien: oh, va bene, Dio, che spina nel... Ecco qui il pagamento per quei goblins, 600 monete. Ok, potete parlare adesso con gli abitanti della taverna per ottenere alcuni gossip. Ma abbiamo 133 monete. Cosa possiamo comprare? Pozione protettiva. Pozione di cura. Questo è per rimuovere il debuff. Vabbè, prendiamone uno. Allora. Non avevamo ancora comprato l'arma al nostro amico. Più 23 all'attacco, più 22 alla cura. Perfetto, ragazzi. Allora, le armature. Questo per chi è? Oh, più 24 alla difesa e 32 a quella elettrica. Effettivamente il primo che ci è caduto è lui, per cui lo equipaggiamo a lui. Poi non possiamo, senti qua, al nostro eroe, tac, e al nostro eroe gli prendiamo anche, non abbiamo soldi, va bene. Taverna, possiamo vedere. Ok, possiamo parlare con gli abitanti. Sì, che ci danno le quest. Com'è che funziona?
Il mago che gli piace parlare. Per quanto riguarda la chiusura del castello di Krenstein, i rumori dicono che Re Haldric abbia perso il senno, ma è veramente vero, ma nessuno lo sa per certo. Ok. Mercante preoccupato. Dopo che il castello è stato chiuso, i banditi si sono fatti aggressivi ogni giorno sempre di più. Alcuni amano fare delle imboscate all'Ellen Bridge, e perché è un posto cruciale per l'interscambio delle merci. Qualunque cosa può accadere ad essere rubata. Voi siete mercenari, potreste occuparvi di questo, e come ricompensa abbiamo l'anello del veleno. Voglio vedere come funzionano gli oggetti. Allora, il bosco è a sud-est della città. Va bene. Andiamo a vedere al bosco e poi salviamo. Questo gioco è fenomenale. Vai, entriamo. Mappa. Ah, oh no, ok. Bello! Si vedono anche le armi che abbiamo comprato. La lancia è diversa. L'armatura no, ma le armi cambiano come disegno. Bello, mi piace. Cos'è questo? Ah, bisogna matchare gli emblemi per... Ok, vuol dire che resta bloccato in quella posizione. Non possiamo spostarlo, ok. Vai. Ok, matchiamo 4. Cosa facciamo? Cosa facciamo? Vai. Bam. Ok, cosa mi ha bloccato quello? Ok. Va bene. 4. Doppio attacco. Ciao. Morto. Oh, abbiamo la botte, ok, che ci dà oggetti, quindi se riusciamo a matchare intorno a lei. Quanta gentaglia. Vai, 4. Sacato! Quando fai 4 fa il doppio attacco. Quando invece illuminato si fa l'attacco speciale. Infatti Flame Slash. Perfetto. Vai, facciamo la T. Vai qua, madonna che attacco. Una mega combo. Qui non possiamo fare, però possiamo far così. Splunt. E cos'è questa spada qui, che attacco fa? Flame Slash potenziato. No, ma stiamo andando avanti come dei carri armati. Chissà se più avanti possiamo prendere altri personaggi nel party, o dobbiamo sempre andare avanti con questi, perché sembra che siano molto legati gli uni agli altri, per cui forse non avremo altri da prendere. Oh, finalmente possiamo usarla. Ok, per 3 turni a bruciatura, ma non... 5! Oh, perfetto! Cosa facciamo? Thunderbolt? Perfetto, per 2 turni. Adesso vediamo di curarli. Penso che le carte saranno una cosa che potremmo cambiare e potenziare con le magie.
No, adesso siamo noi. Match gli emblemi o usa gli ski? Ok, oppure devo usare le... Ok. Vai. Però io li abbino, però non mi dà il colpo. Ah, ok, questo è il boss, dice la barra. Vai. Madonna mia, che legnati. Mega cura. La maghetta come attacchi è proprio. Cinque, perfetto. No, non me l'ha fatto usare? Beh, ah, sicuramente. Ok, più 13, più 7, alla magia, agli attacchi, alla vita. Ok, vai. L'abbiamo fatta. Ok, torniamo alla taverna e prendiamoci il nostro meritato premio. E salviamo. Sapevo che ce l'avreste fatta. Finalmente adesso le merci sono libere di circolare in città. Abbiamo ottenuto l'anello, quindi... Cos'è che avevano detto? E per l'equipaggiamento? Ah, non si può nella taverna? C'è il coniglietto bellissimo. Forse sono io. Devo veramente uscire per vedere l'equipaggiamento? No. Ok, Magic Shop. Esatto, qui si compravano le card. Ok. Quindi vuol dire che ci sono dei nuovi personaggi, perché mi dice che nessuno può usare questa magia. Quindi sì, ci saranno altri mercenari. Ok, lei può prendere questa magia, costa 100. Rimuove 3 debuff bassi e restaura il 100%. Rimuove 4 debuff e restaura... Ah, nelle versioni più potenti. Ok. Ok. Questa che cos'è? Lo Breaking Slash. 130 di base oppure quello potenziato 180. Va bene, lo mettiamo a lui. Ok, adesso vediamo se si, come si equipaggiano. Vedi equipaggiamento. Ok, Flame Slash e Flame Slash. Allora, Breaking Slash. Ah, posso scegliere se... Ok. 120, 130, ok. Breaking Slash, quello potenziato invece fa il Flame Slash. Ah, posso scegliere se metterlo potenziato da 180, ma anche questo fa 180. Preferisco metterlo base perché fa 130, mentre questo base fa 120. E questo è l'ultra, ok. Lei invece che cosa fa? Ok. Great Heal 150, ok. Fireball, va bene. Quindi, abbiamo potenziato un po' di roba, non abbiamo abbastanza soldi per comprare altre armi e armature. 191. Giusto per curiosità. Sì, posso prendere uno scudo e darlo a sto mentecatto qua, che è il nostro capo.
Perfetto, ragazzi. Questo era il gioco. Io lo trovo fenomenale. A quanto pare ci saranno nuovi personaggi da sondare, nuove carte. È bello. Poi io adoro i giochi dove devi, come Puzzle Quest, dove devi abbinare le gemme o gli oggetti per le magie. È molto bello questo gioco, veramente spettacolare, anche graficamente, come musica. Lo trovo nel suo genere una piccola perla. Era da tanto che non trovavo un gioco che volevo proprio giocare fino alla fine, e questo è uno di quelli. Ed è molto, vi prenderà tantissimo. Penso come Backpack Hero o Backpack Battle, perché sono quei giochi semplici graficamente che però hanno un gameplay accattivante, che è quello che manca a molti giochi di ultima generazione, che puntano tutti su grafica e poi meccaniche. Beh, questo lo trovo veramente intrigante. Se la pensate come me, fatemelo sapere, o anche se invece non vi piace questo genere, fatemelo sapere lo stesso. Io vi do appuntamento ad un prossimo video, e come sempre lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16 alle 18 su YouTube per le live. Grazie a tutti e alla prossima. Hello!